Questo è un progetto che rientra in una logica e una mentalità che il gruppo Corporación ha voluto inserire già da tempo all'interno di Toscana Aeroporti, che è quello di un'attenzione estrema sugli aspetti ambientali, che lo sono non solo nelle costruzioni, ma anche sulla cosa di cui si parla molto oggi, che è emissioni carbonio zero. Noi siamo il primo aeroporto certificato platino al mondo di emissioni di carbonio zero, è un aeroporto del gruppo, ce ne sono altri e lo saranno tutti i nostri futuri interventi. Per quanto riguarda la plastica, voi sapete di un progetto europeo, cioè di una legge europea che obbliga, ma noi per tempo abbiamo affrontato quello che è il problema forse più importante, più impegnativo, che è quello dell'acqua, che è un problema complesso. Entreremo nel merito dopo su quelle che sono le metodologie che abbiamo attivato. Vi dico solo che questo progetto della Toscana sarà il progetto guida per water plastic free in tutti i nostri 53 aeroporti nel mondo, perché lo stiamo affrontando in una maniera assolutamente molto puntigliosa e, ripeto, non è un'operazione semplice, perché ci sono tanti usi di acqua, tanti elementi, legislazioni, normative, contratti, quindi insomma abbiamo affrontato oramai da circa 6 mesi questo problema e quindi stiamo arrivando oggi ad annunciarlo in un momento in cui sta esplodendo, ma come aeroporti saremo i primi a fare questo tipo diciamo, di normativa e di attenzione. Abbiamo già avvisato tutti i nostri concessionari che alle scadenze c'è già chi lo sta facendo, vengono sostituite tutti gli involucri di acqua. Intanto, voi sapete che ci sono i controlli all'ingresso dove tutte le bottigliette di acqua andavano lasciate. Ecco, abbiamo creato intanto una prima struttura che consente lo svuotamento lì delle bottigliette e quindi il recupero anche dell'acqua. Incredibile ma vero, nei due aeroporti venivano buttate via circa 3.000 litri di acqua al giorno dallo scarico delle bottiglie e le bottiglie così come erano con l'acqua all'interno non erano riciclabili, invece separate ci sono dei numeri importanti di quantità di plastica che viene riciclata e quindi riusata, rientra. Quindi questo è un primissimo intervento. Il secondo intervento è che distribuiremo tutti i nostri dipendenti, ma cominceremo a regalarli anche a molti passeggeri e successivamente a vendere le borracce che vedete e che consentiranno con la presenza dei fontanelli, prima dei filtri e dopo i filtri, di utilizzare l'acqua, diciamo, di qualità che Publiacqua e Acqua, i due aeroporti, producono e mettono a disposizione per eliminare assolutamente qualsiasi tipo di utilizzo intanto di quella che abbiamo chiamato water plastic free.